Questo canale è sponsorizzato da OneFootball, la migliore applicazione sportiva per quanto riguarda la tua squadra del cuore. Scaricala gratuitamente dal link che trovi in descrizione e lascia un mi piace a questo video. Grazie e buona visione. Minuto numero 90, calcio d'angolo per la Juve, risultato 2-1. Siamo qui dalla skybox di B-Bed, io e il buon Kinoshi. Sì, vediamo. Freddo, 3 minuti. 3 minuti di recupero. Iniziamo adesso a fare il post partita. Intanto siamo in una posizione splendida, ve la faccio vedere, si sta giocando. Non sono solito fare i post partita con ancora la partita in corso, ma voglio provare a fare qualcosa di diverso. Intanto ormai Cristiano Ronaldo infila la tripletta, cosa che non è avvenuta. Una partita direi proiettata molto all'attacco. Quasi anch'io, no, tu non puoi. Molto all'attacco da parte della Juve, di Parma che ha dovuto difendere praticamente sempre. Il gol di Cornelius non ci voleva, ma la Juve ha fatto attenzione perché c'è Higuain che può andare da solo contro la difesa del Parma. C'è Ronaldo largo, gliela dai Higuain. Ancora Ronaldo, voi saprete già cosa è successo, ma io no! Fuori di poco, fuori di poco. Un sacco di situazioni pericolose da parte della Juventus e anche due pali. Inception. Ah, tu stai già registrando. No. Allora, due pali. Prima quello di Ramsey a fine primo tempo. Facciamo il 2-0 lì. Diventava proprio un'altra partita, e poi quello di Danilo. Non abbiamo capito Alessandro cosa si sia fatto, quindi qui sotto nei commenti se volete darci una mano. Tanto vi faccio vedere anche questo bellissimo braccialetto. E poi Matuidi, una cosa sbaglia. Guardate, questo è un video molto strano. Questo è un video molto strano. Questo è il video di Luca Toselli che dopo linkiamo. Tutto questo qua. È un video molto strano. Siamo qui dal box di Libelli. Ma mancano veramente pochi minuti. Attenzione perché Cornelius la gira. Però qui rischiare. Le emozioni sono ancora tutte da vivere. Il calcio d'angolo, abbiamo un impegno molto importante. Io non lo so cosa avremo dopo. Kinoshi sta delirando e io ho paura perché ho fatto partire questo video quando dava il recupero apposta per capire quanto mancava ancora il calcio d'angolo per il Parma. C'è da soffrire. Io non so come si possa fare il post partita mentre stanno ancora giocando. È una follia, ma Ronaldo fa il difensore centrale. Mi è piaciuta la Juve, ma come la scorsa settimana mi era piaciuta anche Roma-Juventus, ma dallo stadio è tutto un altro discorso. Attenzione, c'è Damiano, Ronaldo che pressa! Non sto capendo se sto filmando, probabilmente mi era finita la memoria del telefono, ho dovuto far ripartire tutto, manca veramente pochissimo, è finita qua! Con questa vittoria importantissima per gli stop dell'Inter, la Juventus si catapulta. Rimanete collegati perché domani arriva la live reaction, non so neanche più se state sentendo, è un video bellissimo del tour dello stadio, arriveranno tante cose, anche il fagellone. In compagnia di Pinocchi, siamo matti, partita finita, andiamo, ci vediamo molto molto presto. Un bacione, ancora grazie a Bibet per l'invito. Fatto sta che io dallo skybox appunto di Bivet, come potete vedere, sto guardando il replay del secondo gol della Juve, un grandissimo Dybala, veramente Dybala è importantissimo dare quel pallone, i ragazzi fuori, ma io ve lo faccio vedere, tanto abbiamo tempo, abbiamo perso anche Kinoshi, non so più dove sia, è ancora lì, che parla. Che storia, bellissimo. Grazie mille Bibet per l'invito, è stata veramente una cosa molto apprezzata, anche perché nello skybox io non c'ero mai stato. Edito il video, ve lo porto subito.